Ciao a tutti, mi chiamo Simone, questo è il canale Simo 16bit. Il nome nasce perché volevo fare un canale dove parlavo di videogiochi anni 90. Poi ho deciso di cambiare, ho deciso di fare l'unboxing, come potete vedere qua. Adesso vedo se riesco a aprirli tutti, il dubbio c'è, probabilmente farò due video. Vabbè, iniziamo con alcuni. Innanzitutto l'unboxing, ho letto in internet che è l'apertura di confezioni originali dove contengono il loro prodotto all'interno e non necessariamente sono inviate tramite posta, perché vedo che tutti pubblicano video di solito dell'unboxing dove si apre un prodotto che arriva magari per posta, ma non necessariamente. Questa l'apro per ultima, sarà l'ultima parte del video che vedrete, l'apro dopo. Allora, iniziamo con, non so, a caso, iniziamo col primo. Vediamo, allora, innanzitutto, ho qua anch'io cose che sono arrivate per posta, come questo, che andrei ad aprire. Allora, questo, vado ad aprirlo, e via. Ah sì, questo qua. Ok, questo qua è, diciamo, Iron Man. Era una cosa che avevo ordinato, mi è arrivata adesso dalla Cina. Beh, non è male. Non è male. Tutto sommato, una buona qualità. È completamente snodabile. Non è male. Io, siccome sono un Marvel fan, capisci, ho dovuto acquistare per forza qualcosa della Marvel. Poi abbiamo anche quest'altro qui, che arriva sempre dalla Cina. Vediamo se riesco a aprirlo. Vi consiglio di usare sempre le mani ad aprire questi pacchetti, perché è successo una volta che abbiamo aperto un pacchetto con le forbici e siamo andati a tagliare il contenuto, quindi è meglio non farlo. Vabbè, questo non parliamone neanche. Antiscivolo sotto. E questo qua, vabbè. Poi, cosa qui? Ho qua queste cuffie qua della Cellular Line, che sinceramente sono molto contento di averle prese, perché devono essere di una buona qualità. È da un po' che ce l'ho lì da aprire, non le ho comprate in questi giorni, dovevo averle comprate un paio di settimane fa. Ho tenuto le apposta da aprirle per questo video. Vediamo se riusciamo ad aprirle. Non so sinceramente come si apre nel metodo corretto il pacchetto. Forse così? No. Pensate che lo sto distruggendo. Non so se magari andava staccato per tutto. Naturalmente vi chiedo sul video, allora mi scuso in anticipo per la bassa qualità del video e dell'audio, però non mi sono ancora attrezzato con strumenti, diciamo, idonei per poter fare un video. Vi chiedo se il video comunque vi è piaciuto di mettere il mi piace e di iniziare a seguirmi. Allora, questo è il prodotto della Cellular Line, regolabile. Qua ci sono tutte le la possibilità di regolare play o meno, anche la velocità, regolare il volume, e si può usare sia come il cellulare per rispondere alle chiamate che per ascoltare la musica. E questo qua probabilmente è il suo cavo per poterlo caricare. Esatto, è il cavo USB per poterlo ricaricare.
Sempre per restare in tema Marvel, direi di passare ad aprire magari questi, li teniamo per la prossimo, e anche questo direi di tenerlo per il prossimo video, se ci sarà un prossimo video naturalmente. Allora, questi sono sempre della Marvel e sono molto contento di averli acquistati, perché allora è la raccolta, diciamo, dei fumetti che vengono raccolte per, non so, ad esempio qua ci sono gli Avengers, parte 1, qua abbiamo, non lo so, Marvels in generale, non so cosa c'è all'interno. E poi abbiamo sempre gli X-Men e Avengers parte 2. Questi mi arrivano ogni mese. Ogni uscita esce 14 giorni, quindi a me arriva ogni mese, me ne arrivano due. E sono fatti veramente bene, veramente bene. Poi in questa uscita c'era anche il porta libri, per poterli far stare in piedi. Che non è affatto male. Vediamo, di aprirne uno, tanto per farvi vedere com'è all'interno, la qualità. Lo prendiamo. Dopo ci sarà da raccogliere un'infinità di cose. Dovrò passare 2 ore a raccogliere tutte le confezioni. Andiamo all'interno. Praticamente è fatto così. Ed è fatto veramente bene, secondo me. Infatti veramente bene. Naturalmente è tutto tradotto in italiano, anche le piccole immagini, non so, i giornali, piuttosto che dei cartelli, cioè tutto quel, ogni parola è stata tradotta in italiano ed è veramente bello. Ok, direi che come primo video non è male. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un mi piace, non saprei cos'altro aggiungere. Se vi è piaciuto e volete magari che faccio altri video, potete scriverlo sotto nei commenti, oppure darmi dei, se avete delle idee, dei consigli da darmi, scrivete pure, che le accetto volentieri, e ci vediamo alla prossima. Una cosa, siccome il mio video, siccome il mio canale YouTube è dedicato al, appunto, ai videogiochi anni 90, ho deciso di chiudere ogni video con delle immagini o dei piccoli video dove praticamente vado a richiamare un gioco degli anni 90. Se vi viene in mente che gioco è o volete lasciare dei commenti, lasciate pure anche dei commenti appunto relativi al videogioco. Ciao, alla prossima! Allora, procediamo all'apertura. Ho tolto adesso il cellophane per l'apertura. Allora, all'interno troviamo 32 capsule in omaggio. Essenza di mocha e espresso barista. Abbiamo comprato decaffeinato. Ora procediamo all'apertura. Descrizione. Le istruzioni. Ed eccola qua, con il cavo rosso, il cavo della corrente rosso.
Ed eccola qua la macchinetta finita, smontata. Adesso andremo a collegarla e proveremo a vedere com'è il caffè. Questa era Nescafè De'Longhi, piccolo.